amici, oggi vi presenterò il chirurgo plastico dottor Guido Maronati e andremo a parlare con lui di suture e di sospensione. Il dottor Maronati, dopo la laurea in medicina conseguita all'Università di Milano nel 2000, vince il concorso di ammissione per la scuola di specialità di chirurgia plastica all'Università di Udine, dove consegue il titolo di specializzazione nel 2006. Durante questo periodo esercita la sua professione in numerosi centri in Italia e anche all'estero e sin da allora tutti gli anni trascorre un periodo in Brasile operando in cliniche prestigiose di chirurgia plastica maxillofaciali, tra le quali quella del conosciutissimo professor Ivo Pitanghi a Rio de Janeiro. Dal 2006 esercita la libera professione in diversi studi e nonostante la giovane età è già autore di diverse pubblicazioni. Quindi entriamo nell'argomento fili di sospensione, di cui il dottor Maronati è un vero appassionato ed esperto. Guido, questo trattamento con fili di sospensione viene spesso chiamato il lifting della pausa pranzo. Che cosa c'è di veramente vero in tutto questo e quali possono essere le reali aspettative dei pazienti? Raccontaci la tua storia. Allora, vi racconto la mia storia. Io mi sono avvicinato a questa metodica dei fili diversi anni fa perché era una novità che mi incuriosiva molto. Inizialmente non vi nascondo che ero abbastanza scettico su questo tipo di procedura perché essendo un chirurgo plastico ed essendo abituato a dare ai miei pazienti un certo tipo di risultato, avevo paura che questa metodica in realtà non fosse in grado di soddisfare pienamente le loro esigenze. Dopodiché, invece, studiando meglio la metodica e facendo vari corsi teorici e pratici di approfondimento, mi sono reso conto che in realtà era una sorta di anello di congiunzione mancante tra la medicina estetica e la chirurgia estetica. Era quindi, secondo me, una metodica che nei casi selezionati era in grado di dare degli ottimi risultati ai nostri pazienti. Mi spiego meglio. In un paziente giovane di 40-45 anni che ha una moderata ptosi e lassità dei tessuti cutanei del viso, probabilmente è un'ottima indicazione perché nel giro di pochi minuti e in modo non invasivo siamo in grado di risollevare lo zigomo, definire meglio la forma della mandibola o la posizione del sopracciglio. Viceversa, in un paziente che magari è un po' più anziano, per cui ha 60-65 anni ed ha una lassità ed un eccesso cutaneo più importante, probabilmente potrebbe non essere la metodica più indicata o eventualmente potrebbe essere indicata associando magari delle altre metodiche di medicina estetica o di chirurgia estetica. A quanti anni consigli questo tipo di trattamento? Oppure può essere utile anche semplicemente per correggere degli inestetismi indipendentemente dall'età? In realtà non esiste un'età precisa e ben definita per poter eseguire questo tipo di intervento. Mi spiego meglio. Noi magari possiamo trattare anche delle ragazze molto giovani, ad esempio trentenni, che hanno ad esempio una simmetria del sopracciglio e ci chiedono di intervenire semplicemente per renderlo più simmetrico con un aspetto più naturale. In realtà comunque la fascia più richiesta e più trattata è quella che va dai 40-45 anni fino ai 50-55. Le zone che ci vengono più richieste sono la regione zigomatica, che tende ad appiattirsi col passare del tempo, e la regione mandibolare, che invece tende a scendere verso il basso. Un'altra caratteristica molto importante di questi fili, oltre all'effetto di trazione, è anche l'effetto di sostegno e l'effetto di maggior tonicità della pelle che è in grado di dare ai nostri tessuti. Mi stai quindi dicendo che oltre all'effetto trazione avremo anche come side effect una pelle più compatta? Esattamente così. Tutte le volte che noi introduciamo un corpo estraneo nel nostro organismo, viene stimolata una risposta infiammatoria che spinge il nostro organismo stesso a correre ai ripari. Il microtraumatismo che si crea dall'inserimento di questi fili funge da stimolo per i nostri fibroblasti a produrre delle nuove fibre collagene e delle nuove fibre elastiche che ci permetteranno di avere una pelle più tonica e più compatta. Inoltre, anche dopo il completo riassorbimento dei fili, noi andremo avanti ad avere una pelle di qualità migliorata per ulteriori mesi. Questo è anche uno dei motivi che ci permette di ripetere in continuazione la procedura anche a distanza di tempo dalla prima applicazione. E ogni quanto è necessario un touch-up? Il touch-up o ritocco è possibile rifarlo tutte le volte che noi lo riterremo necessario. Mi spiego meglio. Il processo di degradazione del filo inizia circa dopo 6 mesi dall'impianto e si conclude in ulteriori 6 mesi.
Dopo 12 mesi dall'impianto, quindi, noi non avremo più il filo sotto la nostra pelle. Grazie però al tessuto fibroso che si crea, solitamente il risultato è garantito per ulteriori 6-12 mesi. Comunque, nonostante tutto, non è necessario aspettare tutto questo tempo per poter eseguire nuovamente la metodica. Ci sono dei pazienti che anche a distanza di 2 o 3 mesi chiedono un successivo trattamento per magari andare ad integrare il risultato fatto con il primo impianto o eventualmente per mettere fili leggermente diversi da quelli precedentemente inseriti. Guido, questi fili possono essere utilizzati anche per sollevare alcune aree del corpo? Certamente sì, anche se anche in questo caso deve prevalere il buon senso. L'importante ovviamente è che non ci sia troppa pelle o che la pelle sia troppo svuotata o troppo pesante. In effetti l'eccessivo peso e l'eccessiva quantità di pelle sono i due nemici principali per questo tipo di metodica. In questi casi sarebbe più utile o eventualmente associare a questo tipo di intervento un'altra metodica medica o chirurgica, o nei casi più gravi invece non utilizzare questi fili ma passare direttamente a delle tecniche più complesse. Ultima domanda, Guido, ma non per questo meno importante. Fili permanenti o fili riassorbibili? Dunque, è abbastanza difficile rispondere a questo tipo di domanda perché in realtà ogni tipo di filo presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Ad esempio, i fili permanente hanno la caratteristica di durare un po' di più nel tempo, per cui di riuscire a garantire risultati un po' più duraturi. Il rovescio della medaglia è che è una metodica meno ripetibile nel tempo, proprio perché facendola in continuazione corriamo il rischio di andare a impiantare troppi fili permanenti all'interno del nostro organismo. Viceversa, i fili riassorbibili hanno lo svantaggio di durare leggermente meno nel tempo, ma il grossissimo vantaggio, secondo me, di essere completamente sciolti e degradati in tempi più brevi. Questo ci permette di ripetere la metodica pressoché all'infinito e quindi di riuscire a garantire più a lungo i risultati che i nostri pazienti desiderano. Come vi sarete resi conto, il dottor Maronati la sa veramente lunga riguardo a questo trattamento. Come sempre, vi invito a contattarmi su questa pagina qualora foste interessati all'argomento. Alla prossima!